Chiarito questo concetto, adesso nel nostro dato di valori estremi, perché oggi stiamo parlando di valori estremi, non di valori qualsiasi di precipitazione, ma di tutta la popolazione di precipitazioni che noi possiamo misurare, selezioniamo solo gli estremi, in particolare nella tabella che vi avevo mostrato nelle slide precedenti, i valori estremi erano i valori campionati uno per anno, quindi valori estremi annuali. E nel grafico che vi avevo disegnato, adesso saremo in grado di selezionare un punto nella distribuzione dei dati che corrisponde ad ogni durata, in particolare se scegliamo il tempo di ritorno. Cioè, io ho dei miei dati distribuiti per una certa durata, tutta la linea di dati verticale che vedevamo prima, e tutti quei dati hanno un tempo di ritorno diverso, e in particolare io posso dire, beh, tra questi dati scelgo quello che ha un determinato tempo di ritorno, supponiamo 10 anni, poi così per tutte le durate, e allora posso, ho un criterio di selezione dei miei dati pluviometrici ulteriore che mi serve per selezionare per ogni durata un solo dato, e questo è un passaggio di quelli che possiamo fare per poi avere il giusto numero di elementi per interpolare delle curve. La domanda a cui rispondiamo è questa, cioè esiste per un assegnato tempo di ritorno una curva o un insieme di curve che mi danno l'altezza di precipitazione in funzione della durata della precipitazione? Sulla durata, se volete, il discorso non vi è completamente chiaro, però il fatto che precipitazioni di durata diversa abbiano altezze diverse è in qualche modo un'evidenza empirica che vi avevo sottolineato la volta scorsa, in cui vi avevo mostrato che i massimi diminuiscono di intensità con la durata. La tradizione a cui facciamo riferimento assegna questo tipo di curve, che chiama curve di possibilità pluviometrica, questa forma, e in particolare questa forma si chiama forma legge di potenza. A sinistra vedete l'altezza della precipitazione in funzione di due variabili, Tp e T con R, che sono Tp la durata della precipitazione e T con R il tempo di ritorno. E io qui dico sempre Tp durata della precipitazione, in realtà è la durata che stabilisco io a priori, non è la durata del fenomeno fisico di precipitazione. Dico la durata, diciamo, quali sono le precipitazioni di un'ora che hanno generato massime, in realtà non vado a considerare il fenomeno fisico della precipitazione, perché per esempio di fenomeni convettivi all'interno di un'ora ne possono avere anche due o tre complessivi. Vado però a fissare la durata, un'ora, e a contare in quell'ora quanta precipitazione mi è caduta in un punto. A sinistra l'altezza di precipitazione, a destra quella che si chiama una legge di potenza. La legge di potenza in particolare è un coefficiente davanti. Questo coefficiente, vi mostrerò poi, dipende dal tempo di ritorno. Questa è la durata considerata e questo è l'esponente. Questo esponente a sua volta non è dipendente dal tempo di ritorno. Intanto andiamo ad analizzare come è fatto questo esponente. Allora, noi sappiamo che l'altezza di precipitazione cresce statisticamente al crescere della durata. Questa affermazione è tanto più accettabile se noi consideriamo che stiamo pensando a fenomeni estremi. Stiamo pensando a fenomeni, a tutti i fenomeni, non solo i fenomeni estremi. Nei fenomeni estremi l'altezza di precipitazione aumenta con la durata. Allora in questo caso n deve essere maggiore di 0.
Posso, abbiamo un'altra cosa che abbiamo visto è che statisticamente sugli eventi estremi l'intensità di precipitazione diminuisce. Questo significa che la quantità che qui ho chiamato J, che è l'intensità di precipitazione, cioè H diviso T con P, che ha esponente N-1, deve essere tale che N-1 sia minore di 0. Perché una curva di questo tipo decresce solo se N meno 1 è minore di 0. In questo caso n deve essere minore di 1. Quindi una cosa che sappiamo di queste curve di possibilità pluviometrica è che l'esponente n è compreso fra 0 e 1. Normalmente è compreso fra 0,5, 0,4 diciamo e 1. Rappresentate in un diagramma bilogaritmico, scusate, queste curve di possibilità pluviometrica sono delle rette. Infatti qui non ho fatto altro che prendere il logaritmo delle curve di possibilità pluviometrica e ho applicato le proprietà dei logaritmi. Allora questo è il logaritmo di H è uguale al logaritmo di A più N il logaritmo di T con P, in particolare di questa rete. Nel piano bilogaritmico n è il coefficiente angolare. Una brutta rappresentazione di questo fatto è rappresentata in questo diagramma, che lascio sempre per rimarcare che è brutto, anche se poi per molto uno è stato meglio. Allora, questo diagramma è brutto perché mentre sull'asse delle ascisse, non perché è fatto con Excel, ma sull'asse delle ascisse vedete il tempo, a parte che dovrebbe essere un po' più esplicativo, ma il tempo è riportato su una scala logaritmica 1, 10, 100. Sull'asse delle ordinate invece i valori numerici sono direttamente i logaritmi delle altezze, invece lì io voglio le altezze direttamente, quindi devo usare quel tipo di disegno che si chiama diagramma bilogaritmico, in cui i tick marks, cioè la separazione della scala graduata, deve essere logaritmica, ma i valori devono essere quelli delle altezze di precipitazione, non i valori dei logaritmi, perché se uno mi chiede così qual è il valore di altezza che corrisponde al logaritmo 1.9, a parte che non so neanche se è logaritmo in base a 10, lo posso dedurre con un po' di ragionamento, ma non so se è logaritmo in base a 10 o in base naturale, per esempio. E quindi questa è una curva di possibilità pluviometrica. Qui vedete rappresentate tre curve corrispondenti a 50, 100 e 200 anni, e ovviamente le curve con tempo di ritorno più elevato stanno più in alto. Come vedete, ciascuna delle curve, come vi ho anticipato, interpola un solo dato. Questo dato qua che cosa vi rappresenta? Vi rappresenta l'altezza di precipitazione con un assegnato tempo di ritorno, in particolare questo è il più alto, 200 anni di tempo di ritorno, di durata un'ora, e qui naturalmente una certa altezza che io devo dedurre. Per ottenere queste curve devo produrre questi dati, e poi questo è il compito difficile, produrre questi dati. Questa è la durata di 3 ore. Di nuovo il tempo di ritorno è lo stesso, 200 anni, 1, 2, 3, sì, e ha questo valore che dovremmo capire come ottenere il valore corrispondente. Intanto possiamo osservare, dopo capiremo come fare per ottenere quei punti che mi danno per interpolazione le rette nel piano bilogaritmico. Intanto osserviamo che veramente queste curve sembrano parallele in questo caso.
si può fare un ragionamento sul fatto che queste curve debbano essere approssimativamente parallele, anche se poi ciascuna di esse è ottenuta per interpolazione dei dati del corrispondente colore, quindi è ottenuta in qualche modo indipendentemente da una delle, l'una dalle altre. Beh, il ragionamento che possiamo fare sono approssimazioni. Sicuramente nell'ambito nell'intervallo su cui abbiamo misure, quindi guardando le ascisse, le curve non si intersecano di sicuro per costruzione. Perché? Perché supponete che io per esempio abbia quella curva che voi vedete rappresentata lì con una linea tratteggiata scura, quella curva, e supponiamo che quella curva sia rappresentativa di certi eventi di 500 anni di tempo di ritorno. Se non fosse parallela alle altre, curve, questo significa che oltre un certo valore, la curva di 500 anni di tempo di ritorno deve essere più alta della curva di 200 anni di ritorno per costruzione. Ma in questo caso, dopo un certo valore, siccome le curve non sono parallele, la previsione che mi fa l'interpolazione della curva di 500 anni mi dà un valore di altezza di precipitazione inferiore alla curva di 200 anni. Questo nell'intervallo delle misure che io ho è impossibile, perché sono costruite in modo tale che i dati, che i verdini siano più alti dei dati magenta, che a loro volta sono più alti dei dati blu, e da lì non ci scappa. Quindi una situazione di questo tipo all'interno dei dati di misura non è semplicemente possibile. Da un punto di vista logico, se noi accettiamo l'idea che le curve di possibilità di pluviometrica interpolano tutte le durate, cosa che in realtà non è, interpolano tutte le durate, allora le curve devono essere parallele se sono veramente rappresentative di quello che succede, perché le curve con tempo di ritorno più alto devono essere stare sempre più alte delle curve con tempo di ritorno più basso. In realtà, come vedremo, come vi farò fare nell'esercitazione più in là, le curve di possibilità pluviometrica non valgono per tutte le durate, ma normalmente si ritiene, per esempio, che le piogge di durata inferiore all'ora vadano interpolate separatamente dalle piogge di durata compresa fra un'ora e 24 ore, e queste vanno interpolate in modo diverso dalle piogge che hanno durata superiore alle 24 ore. Le curve di possibilità pluviometrica quindi non spiegano l'andamento dei massimi su tutto lo spettro delle durate. Qual è la procedura per ottenere le curve di possibilità pluviometrica? Allora, questi diagrammi non li avete, ma dopo li carico. Allora, e questo è un grafico anche fatto più bellino, perché come vedete il grafico è bilogaritmico e sia sulle ordinate che sulle ascisse ho dei numeri, in particolare dei numeri in millimetri sulle ordinate e delle durate in ore sulle ascisse. La prima, per ogni durata di precipitazione disponibile io devo scegliere un solo punto che corrisponde all'altezza di precipitazione che io mi aspetto di avere per un determinato tempo di ritorno. Ripeto l'operazione per tutte le durate, le 5 durate, poi una volta che ho i 5 punti, ho 5 copie, altezza di precipitazione e durata, posso usare un sistema di interpolazione per interpolare la rete di possibilità pluviometrica. La parte che noi ancora non abbiamo chiarito è come faccio ad ottenere i punti con determinato tempo di ritorno, perché il concetto di tempo di ritorno ve l'ho spiegato, ma forse non vi è esattamente chiaro come
ottenere l'altezza di precipitazione dai dati che abbiamo per ogni durata, l'altezza di precipitazione che corrisponde a un tempo di ritorno. Punto qui con metodo di regressione in tempo di punti. Beh, per ogni durata intercolo la distribuzione dei dati. Questa è già una rappresentazione della distribuzione, sia pure parziale, dei dati. Cioè prendo per esempio la durata di 3 ore, prendo tutti quei dati. E cosa vuol dire intercolo la distribuzione dei dati? Significa che io do una forma analitica al primo membro. Dico, questa ha una certa espressione, una funzione, che ne so, un esponenziale, una funzione di esponenziali, che mi rappresenta però una probabilità. E questa rappresentazione analitica sarà fatta in un modo che vedremo più in avanti. Però qui abbiamo una funzione, d'accordo? Una funzione che una volta stabilito il tempo di ritorno diventa un numero. E quindi alla fine io qua ho un numero. Non è vero. Perché io qui, questo è m è un anno, questo è il tempo di ritorno, questa è la relazione tra la probabilità e il tempo di ritorno come l'avevamo definito prima. Quello che stabilisco qua è il tempo di ritorno, per esempio 10. 1 diviso 10, quanto fa? 0.1, 1 meno 0.1 fa 0.9. Quindi qui ho una forma analitica e qui c'è un numero 0.9 che ho fissato e devo trovare qual è il valore di H invertendo l'espressione analitica che corrisponde al tempo di ritorno assegnato. Rappresentata in un grafico corrisponde l'operazione a questa. I dati della tabella che avete visto e che poi sarà un'operazione che faremo insieme anche un po' più in là nel tempo, ma sarà proprio quella di interpolare i dati per ogni durata una curva di probabilità. Questa è la curva di probabilità per un'ora, questa è la curva di probabilità di 3 ore, questa di 6 ore, questa di 12 ore, questa di 24 ore. Come vedete, man mano che la durata aumenta, l'altezza di precipitazione che ha la stessa probabilità aumenta. In particolare, se io scelgo il tempo di ritorno di 10 anni usando la formula di prima, 10 anni, vi ho fatto il conto, anche 0.9, quindi il tempo di ritorno ha una probabilità di 0.9. L'intersezione tra questa retta parallela e ciascuna delle curve mi dà i valori di, per inversione della curva, mi dà i valori di altezza di precipitazione che corrispondono a quella durata e a quel tempo di ritorno. Le curve di probabilità sono tutte curve fatte così, sono curve non decrescenti, e la loro inversione, in particolare quelle che useremo noi, sono tutte curve crescenti perché hanno un rapporto bionivoco fra l'ascissa e l'ordinata, e quindi sono curve che, come sapete, sono invertibili. Si ottengono alla fine appunto le curve di interpolazione, per interpolazione le curve di possibilità pluviometriche. Nei casi in cui ve le ho mostrate prima, le curve di interpolazione erano rappresentate nel diagramma bilogaritmico, qui ve le ho rappresentate invece in un diagramma normale. L'andamento che vedete è l'andamento reale, sembra quello dell'andamento della funzione radice quadrata, se ci pensate bene. E queste sono 3 curve con 3 tempi di ritorno diversi, nel diagramma bilogaritmico invece sono così. Una delle cose che impareremo a fare in pratica sarà proprio quella di estrarre queste curve di possibilità pluviometriche. Non lo faremo nell'immediato, ma lo faremo un po' più in là, ma rifacendo tutti i passaggi che io ho fatto. Questi dati corrispondono effettivamente alle
alle cose che io uso, come esempio.